Peccato. Me l'avevamo gestita bene la partita. E l'ultimo turno è stato fighissimo. Fighissimo l'ultimo turno era. Avevo fatto tutto quello che dovevo nell'ordine giusto, taunt finali corretti. Credo. Palle. Vabbè. Amen. Capita. Dovevo chiudere di barca. Non potevo chiudere di barca perché avevi perso gold. E poi sono contro il morto. Che cazzo, chiudo di barca. Dai, non perdo mai contro il morto. Lo so che non perdo mai con quella board lì contro il morto. Poi devo proprio allinearsi gli astri. Ed è successo. Dove incontrare il morto? Si può? Sì, che si può. No, metterò modulo qua sopra. Otterò. No, no, non è un pirata lui. Lui è un pirata. Lui è un pirata. Lui è un pirata, lui è un pirata. Non lo so se andava frizzato con la Margadone. Io l'ho frizzato. Ma è possibile che io ho beccato davvero lo scudo? No, eh. Non ci posso credere. Dovrebbe bastare lui. Secondo me no, Adrianeddu. Vedete, ancora ci sono i lavoratori, però molto più gestibile la situazione. Cioè, ci sono i teapano, cioè, ma almeno non è come l'altro giorno che ce l'avevo proprio in testa. Secondo me te a prendere monete, prendere il pezzo taverna 1, praticamente sempre prendi il pezzo taverna 1 perché spesso e volentieri sono due monete. Se tu trovi token, se trovi mozzo, se trovi sell elemental, se trovi gattino, sono tutte e due monete. In più io potevo trovare la coppia, l'ho anche trovata, quindi è stato worth così. Questo è chiaramente un didgeridoo. Sto scammando, le verità, io sono sempre un grande fan del didgeridoo. Mi metti qui, per favore. Grazie. Sarebbe stato vergognoso che lui non imitasse questo. Vorrei tanto livellare. Lo faccio nonostante lo shop. Diversamente bello.
Continua a splittare ancora un tour. No, poi secondo me le metto tutte qui e questo lo lascio un po' andare. Perché non credo di essere. Di avere la possibilità. Di buffare tutto. Budischia. No, ne, no, ne, no, ne, no, ne, questo trade è osceno. Fatto 1 su 4, eh. Si è ripreso subito quello che mi aveva dato prima, eh. Diciamolo. Non giudicatemi. Anche lui è taverna 5. Io vado dritto. Io rimarrei a 5. Vediamo. Vedo un po' dallo shop. Dipende. Tipo, se c'è un pezzo solo buono da comprare, lo compro dal 6. Se ci sono 0 pezzi da comprare, probabilmente rollo. Se ci sono più pezzi, probabilmente compro. Cioè, dipende un po' da quanti pezzi buoni ci saranno. Lui aveva livellato il turno scorso. E porco cane. Mannaggia che trade. Snipato subito immediatamente. Best trade. Ovviamente un trade di merda. Ok. Potrei comprare l'oro 3. Lo faccio. Vediamo un attimo che succede. No, sono un imbecille. Imbecille, imbecille, imbecille. Non ho perso un gold. Cioè, ho perso un gold, volevo dire. Vorrei comprare l'oro 2. Guarda un po', mi manca un gold per comprare l'oro 2. Vendo. No, devo livellare il prossimo turno. Non posso congelare. Che schifo. Meglio la tripla o Hagen per questo turno?
Meglio la tripla, via. La violenza è sempre la risposta giusta. Bravo, eccetti. Speriamo di sopravvivere. Tutto lì. Il rischio di morire è alto, ma mediamente alto, ora parliamone, cioè nel senso, è pur sempre T8, io ho pur sempre una board dignitosa, insomma, alto, cioè, potrei anche vincere un 44%, sarebbe anche dignitoso vincerlo. Non è successo, eh. Non è successo per niente, ma insomma. È un pelo. Puoi mettere le percentuali, ci sono le percentuali. Allora. Serve anche Deviabot. Lui per forza. La moneta. Deviabot va preso. Quella 15-21 secondo me questo turno deve rimanere. Esce il prossimo. Lui lo devo prendere. Quindi secondo me questo turno si gioca senza il doppio Hogger. Prossimo turno butto via lui. Comunque vada. E potrei buttare via anche il Murloc, ipoteticamente. Tritto non è favoloso. Dovrebbe bastare? Sì, dai. Cos'è il solitario? Tutti i mazzi in meta, praticamente. Vittoria per il signore del Tiki! E anche per l'eroe, ovviamente. Sì, eh. Ciao. Ciao, che ti abbani. C'è un piegata, l'ho perso. Tempo.
Il tempo, il teapano e un po' il boomeraggio. Ok. E qui chiaramente di cosa nel turno riavvio, bah, io non, a me non piace il riavvio, non... faccio quello che faccio. Ciao Galad. Guadagni un gold, compri e vendere bomba, altrimenti tanto non riuscivo a fare niente. E in termini di gold guadagno 1 per zanna pianta. Il tetto, Mike. Stanno rifacendo il tetto. È un lavorone, eh. Un lavorone. Devono togliere tutte le tegole dal tetto. Mettere il rivestimento, mettere l'impermeabilizzante. No, è roba di ecobonus, sì, super bonus 110. Anche perché sennò costano una cosa, costa fuori dal mondo. Sono lavori che sennò non fai. Non compro secondo zanna pianta, voglio i pirati. Ho sbagliato. Risposto le gemme. Sotterriamo le ossa, perse dei ricordi. Vero, costa un botto, quasi 2 settimane di lavoro per uno stream. Sì, ho capito, beh, sì, certo. Certo. No, 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 Mike. Anche in 2 anni li faccio i soldi del tetto.
Perché io Menes non l'ho messo su un amalgadone, scusatemi. Parliamone. Continua così e non avrò più clienti. Quel servitore darà inizio alla nuova era del tuo dominio ardente. Fidati del codice del mio. Il gold è quello che è. Il tempo è quello che è. Non ho preso secondo zona pirata perché tanto non riesco in termini di tempo a fare niente, quindi... Madonna. Ok, contro lui mi serve gol. Che ho sui muello, cool. Assaggia le fiamme dell'ardibutella di sulfuro. Serve Selfless, mi serve lui. È l'unico modo. Se no Ghoul, ma... devo triplay Selfless, dai. Fuck! C'è Ghoul? Ma secondo me Selfless è meglio a sto punto. Direi. Mannaggia. Non so se Selfless è meglio. Non so se le statistiche mi servono. Secondo me no. Beh, in realtà sì, servono perché sono... No. Via. Cerco Selfless, cerco Ghoul, ecco Ghoul, Selfless. Compia nulla. La calma. Non ho paura di nulla.
Ci ho provato, non so se basterà. Vinco io, porco cane. Vinco io, porco cane. Allora, potevo fare molte cose. Potevo fare un po' di cose diverse. E assicurarmi una percentuale maggiore. Sicuramente. Però è stata abbastanza frenetica questa partita.